Allora, Nemo, che cosa non è andato alla fine? Come mai, secondo te, che cosa è mancato per portare a casa questi defunti? First of all, I'm very sad that we lost the derby, because I know very well what this derby means, and here is Montegranaro Pesaro big derby. I played against Partizan when I played for Red Star. So first of all, I'm very sad because we lost, but I cannot say we lost because of this or because of that. We just earned or lost. At the end, we made some critical mistakes, some lost balls, and we didn't score in the last 3 minutes. A lot of shots, so fortunately, we lost. Molto, si sente molto dispiaciuto, soprattutto per aver perso il derby. Sa cosa significa per la città di Pesaro questo derby? Lui ha giocato diversi derby tra Partizan e Stella Rossa, quindi sa assolutamente cosa vuol dire. Non ha una ragione specifica per la quale abbiamo perso. Di sicuro abbiamo fatto degli errori nei momenti critici, errori che altre volte non avevamo fatto. E diverse palle perse nei momenti finali, e abbiamo segnato troppo poco nei momenti finali quando invece avremmo dovuto segnare, e questi dal suo punto di vista sono motivi principali, però non c'è un motivo, diciamo, scatenante, uno solo. Altro? L'attacco è sembrato veramente colpo, il nostro attacco, no? ogni canestro sembrava una sofferenza. Pensi che sia stato merito anche della difesa di Montegranaro? I can say maybe that because they were playing really aggressive on our pick and rolls, and they made the traps, so they put a lot of pressure on our guards, and also they denied the passes on our big guys. I mean, power forward, so we had a lot of trouble with that, with the swinging ball from one side to other. So when we play like that's it. Sì, probabilmente sì, a causa della forte difesa di Montegranaro. Giocavano molto molto aggressivi sul pick and roll, e ogni volta che noi lo giocavamo, loro giocavano altissimi, con delle trappole fatte apposta sui nostri passatori. Avevamo grossa difficoltà a passare dai piccoli ai lunghi, e ci hanno spesso negato questi passaggi, e la palla non riusciva mai ad arrivare in fondo, non riusciva mai ad arrivare sotto, e non riusciva mai ad arrivare sotto pulita, e avevamo grossissima difficoltà anche a cambiare lato, e quindi alla fine tutte queste difficoltà dovute alla loro difesa sono quelle che più ci hanno creato problemi. Altro? Posto? Grazie a tutti, buona tarde. Ha avuto una botta sul ginocchio, sulla parte laterale del ginocchio, ma non è. Buona tarde a tutti. Grazie.